pensare che mi considerava ormai perso nell'oblio, non tanto della terra che mi ha ospitato, quanto di quella che mi ha generato. Quelle rocce che appartengono al mio nome, quei tetti che mi hanno protetto, quelle strade che mi hanno cresciuto. Che fine avevo fatto io per il mio paese, quello che porta nel nome il vino del mio canto? Sembrava non fossi mai esistito, e invece, all'improvviso ecco spuntare le mie carte e la storia si comincia a riscrivere. Rocco, emigrante, viene da Frivigno, si laurea a Napoli e parte con una lettera di raccomandazione dell'Università di Napoli e va negli Stati Uniti a Boston e va a esercitare la professione. Si riconosce probabilmente da subito nello stato d'emergenza degli emigranti di luogo. Anni dopo, ma direi anche diversi anni dopo, comincio a ritirare fuori queste carte per vedere cos'erano, no? La prima cosa che trovo è una delle cose che mi saltano agli occhi è una lettera di Sacco e Vanzetti. E frugando queste carte si è scoperto un uomo che profondamente legato al territorio, profondamente legato al territorio che va a vivere, perché lo partecipa nel senso più vero, lui fa il medico, fa conferenze, parla alla radio, fa tutto quello che è, con in mente sempre presente la situazione di questi italiani che vanno a lavorare. E una cosa anche che volevo dire, c'è una parte di diario scritto a mano di Rocco, in cui la cosa straordinaria, permettetemi, è quando lui dice diario di un emigrante. Lui si identifica come un emigrante. Già, Sacco e Vanzetti. Che discorso quello del 14 settembre del 1921 alla Symphony Hall di Boston. Non ho trovato altro modo di onorare il sesto centenario di Dante, l'esule divin poeta, se non onorando altri che subirono un esilio ben più beffardo, comparso solo dal XIX secolo in avanti. Unico delitto, essere emigrati italiani. Il Rocco si respira profondamente la cultura del suo tempo, una cultura che fu fortemente caratterizzata dall'influsso dei grandi pensatori meridionalisti e soprattutto quelli lucani, da Mario Pagano a Luigi La Vista fino a Giustino Fortunato. Ma è con Francesco Saverio Nitti che lui instaura un rapporto professionale ed umano di grandi corrispondenze. Ed è proprio Francesco Saverio Nitti che lo sosterrà nella cofondazione della banca italo-americana per tutelare e difendere i risparmi degli emigrati italiani. Un uomo con una forma mentis così profonda e culturale, in occasione del sesto centenario a Boston, alla Symphony Hall, racconterà di Dante esprimendosi con queste parole. Ed io dico che se il genio di Dante... E io dico che se il genio di Dante ha da essere considerato come l'individuazione della razza italica, noi che di essa siamo rigogliosa propagine, dobbiamo contribuire alla rigenerazione del nostro tempo e della presente civiltà, attendendo alla cultura dei sani e forti virgulti di nostra gente, perché essi entrino a far parte dello Stato Maggiore del popolo americano. Coltivate le doti che natura vi ha elargite, istruitevi, allargate la vostra visione intellettuale, integrate le vostre virtù originarie con solida e profonda cultura, innalzate la vostra mente verso i fastigi del sapere, siate sempre voi stessi, seguite con essi la vostra stella e nulla e nessuno potrà impedirvi lo fatale andare. Fate vostra la nobile missione che Dante assegnò al veltro di seguire sapienza, amore e virtute. E con sapienza, amore e virtute si passa alla digitalizzazione della mia vita. Ora rivedo mia madre, donna Viola Abate, e mio padre, don Nicola Brindisi, un amore silenzioso e tenace. Proprio come i luoghi che li circondavano, rivedo casa,
Palazzo Brindisi era un'istituzione a Trivigno. Quando ci fu l'assedio dei briganti, proprio un anno dopo la mia nascita, fu tra le prime residenze di liberali a essere bruciata. E da quel fuoco nacque la mia passione per la giustizia e l'uguaglianza. Rocco ora torna a casa e qui, sulla soglia del suo palazzo, voglio dargli il benvenuto, accogliendolo come si riceve un console, quale è stato. In uno dei suoi discorsi, lui dice ai suoi connazionali: noi, figli d'Italia qui residenti, naturalizzati o no, e con noi i nostri discendenti nativi, dobbiamo tenere in mente che ha due bandiere che dobbiamo eguale rispetto. Alla bandiera delle stelle, emblema della munifica madre di adozione, e al glorioso tricolore che ci dà l'orgoglio di appartenere alla razza multanime radicata nelle viscere della storia, generosa dispensatrice attraverso i millenni, di luce intellettuale e di gioie spirituali, fluenti come polla perenne del suo genio inesauribile, a tutte le genti dell'universo. Bentornato a Trivigno, console Rocco Brindisi. Benvenuto.